signora sopravvissuta che è ricoverata in pronto soccorso all'ospedale Santa Corona, la sentiremo nelle prossime ore, insomma quasi immediatamente, e la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri sono tutti impegnati per fare i primi accertamenti tecnici per capire le cause dell'incendio, cosa può aver innescato questo incendio. Sicuramente si aprirà un fascicolo per incendio colposo e omicidio colposo e poi dovremo capire. Intanto dobbiamo anche identificare i corpi che sembra siano all'interno del relitto della barca. Pochi secondi prima che questa diretta è stato da ciò che resta.